Numeri più che positivi per l'aeroporto d'Abruzzo di Pescara che dopo un aprile, maggio e giugno di assoluto rilievo punta al sold out a luglio ed agosto. La saga spera di poter avere dati simili a quelli pre-Covid, dunque del 2019, come spiega il presidente Vittorio Catone. Abbiamo chiuso anche la mensilità di giugno con numeri in aumento rispetto al 2019, che erano già numeri importanti e il numero massimo raggiunto da Abruzzo Airport. Aprile, maggio, giugno segnano un'importante ripartenza. I servizi, con le difficoltà del caso, ma sono stati erogati dignitosamente e ci presentiamo a un luglio-agosto con numeri altrettanto importanti. Aeroporto d'Abruzzo che non è stato praticamente toccato anche dall'ondata di scioperi che c'è stata nelle ultime settimane in altri scali italiani. Sì, tocchiamo ferro tra virgolette, perché è previsto qualche altro sciopero nei prossimi giorni e probabilmente anche nei prossimi mesi. Quelli precedenti non ci hanno toccato direttamente, è logico che qualche piccolo disservizio, prevalentemente dei ritardi dovuti ai ritardi avvenuti negli scali europei, c'è stato, ma comunque abbiamo garantito gli interi servizi. Resta la questione dell'allungamento della pista. La scadenza del 31 dicembre in questo caso rappresenta il primo decisivo step. Le novità sono all'ordine del giorno, il mio primo pensiero di ogni mattina e l'ultimo prima di andare a dormire, perché la questione è solo ed esclusivamente burocratica. È un iter partito nel 2008, finanziato nel 2010, che ha visto la luce con la fine della conferenza dei servizi nel 2022. 12 anni dopo, io ogni giorno, ogni volta che vengo in aeroporto, ho il timore che qualche ente possa dire ancora una volta la sua, ma qui siamo agli sgoccioli. Entro il 31 dicembre dobbiamo assolutamente bandire la gara, i documenti sono tutti a posto e faremo di tutto per bandire la gara nei termini previsti.